Ed eccoci qui ragazzi e ragazze in compagnia del vostro formidabile Diablotex per continuare su Tales of Arise, sull'espansione di Tales of Arise in versione PlayStation 5. Quindi io direi che possiamo proseguire. Questa è la mappa dove siamo arrivati, quindi ci sarà un po' da girare e credo anche un po' da combattere. Qualche scontro lo porteremo a termine, poi ci divertiremo? Sicuramente ragazzi, sicuramente un po' ci divertiremo, su questo non ho ombra di dubbio, quindi cerchiamo di darci un attimino una regolatina, no? Come si deve? Allora, via! Vai Alfen qui, fatti un attimino rispettare dai tuoi avversari, giustamente, perché dobbiamo andare avanti con un certo stile, diciamo, no? Eh sì, per forza. Allora, ragazzi, un attimino qui perché un attimino devo regolare un po' l'audio, perché veramente in cuffia lo sento. Mamma mia, ragazzi, che bordello. Ok. Forse così va meglio, eh. Allora, diamo un'occhiata alla mappa qui. Allora, possiamo innanzitutto andare a vedere cosa abbiamo qui, ragazzi. Visto che qui è un percorso chiuso, possiamo tranquillamente andare un elisir, dare una controllatina, poi, giustamente. Allora, qui da girare ne abbiamo tanto da fare, quindi andiamo prima verso di qui, perché abbiamo comunque dei punti. Però non c'è nulla lì al riguardo, eh. Al riguardo al momento non abbiamo nulla, però vediamo un attimino qui. E questo cristallo qui come lo prendiamo? Ho capito ragazzi, forse ho capito, vediamo un po'. Eh beh, bisogna usare un po' l'immaginazione, quindi state tranquilli. Allora, adesso possiamo andare avanti, possiamo proseguire, anche perché sono veramente curioso e vi dirò, ho anche voglia un po' di combattere, quindi non so voi, ma io ho un po' voglia di combattere. Mi sembra anche giusto rendere il gameplay un po' movimentato, diciamo, ok? Lo renderemo un po' movimentato, ragazzi, come è giusto che sia. Come è giusto che sia, perché voi siete anche curiosi, no? Quindi io sono curioso, voi siete curiosi di andare avanti, quindi ci mancherebbe. Mi dispiace solo che in questa espansione non sono stati aggiunti dei trofei. Sì, sono sincero, mi dispiace di questa piccola mancanza, vogliamo chiamarla così? Però, vabbè, da un punto di vista non fa nulla, quindi l'importante è andare avanti. Allora, pettorale, qui abbiamo preso un'armatura, vediamo un po' che personaggio riguarda. Ok. Abbiamo aumentato la difesa, che male non fa, eh. Aumentare la difesa, ragazzi, male non fa. Via, combattiamo anche qui. Lo so, questo gameplay ve lo rendo bello action, eh. Beh, sì. Action come si deve al punto giusto, ragazzi. Come si deve al punto giusto, via. Maremma se facciamo danno qui. Vabbè, facciamo un gran danno, sì. Siamo abbastanza potenti da gestire la battaglia qui, eh. La possiamo gestire, certo. La possiamo letteralmente gestire, ragazzi. Sì. Io dico che la possiamo gestire. Poi non so come la pensate voi, ma fidatevi del vostro Diablotex, perché possiamo gestire veramente tutto qui, eh. Possiamo realmente
gestire il tutto. Sì, sì. E adesso? E adesso, ragazzi, qui faremo quello che bisogna fare. Allora, fermi tutti. Andiamo prima qui. Ripeto, qui è un punto chiuso della mappa. Vediamo. Ok, abbiamo qualcosa da prendere. Cosa abbiamo? Un'armatura, qualcosa? E certo. Ed ovvio. Allora, credo che potrebbe essere... No. Vabbè, ragazzi, ho sbagliato. Può succedere, no? Tutto può succedere. Ok. Qui aumenta tutto, ragazzi. Aumenta tutto. Che bello. E allora sapete cosa vi dico? Che andiamo subito a provare questa nuova corazza, diciamo, no? Vediamo un attimino se il tutto va come deve andare. Vediamo un po' se il tutto va come deve andare, ragazzi, eh? Se ho più resistenza, insomma, quello che bisogna. Ullala, e adesso? E adesso è partito l'attacco, ragazzi, non posso far nulla. Se l'attacco parte, quindi. Qualcuno è salito di livello? No. Vai, andiamo. No, adesso non combattiamo lì, andiamo avanti. E questa è la strada, giusto? Allora, perché ho cambiato? Come ho cambiato personaggio? Fermi tutti. Il leader è solo uno, ragazzi, eh? Ok. Adesso andiamo qui. E vabbè, pian pianino abbiamo il nostro o il mio da fare qui, ragazzi, quindi voi mettetevi comodi, assisterete alla battaglia, ci divertiremo, perché bisogna divertirci, questo è chiaro, no? Si è ben capito, quindi. Adesso? E adesso qui, ragazzi, che figata. Ullala, ragazzi. Facciamoci rispettare, perché è giusto così. Poi ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa espansione, insomma. Ditemi cosa ne pensate, ragazzi, perché io sono molto curioso di leggere i vostri commenti sulla questione. Ah, qui non abbiamo nulla da prendere, molto strano. Mi fa strano che non abbiamo nulla da prendere. Però qui forse qualcosina possiamo... ci sarà, vediamo un po'. Sinceramente pensavo qualcosa di meglio, però vabbè. Ma sì, combattiamo anche qui, ragazzi, ma perché no? Combattiamo anche qui, ci mancherebbe, via. Combattiamo anche qui, facciamoci riconoscere anche qui, no? Ai, Alfa, e lo vedo messo male. Ma qualcuno mi può ridare un po' di energia, magari? Un piccolo ripristino, niente? Giusto un piccolo ripristino di vita, no, eh? Ah, ok. Qualcuno ha avuto la clemenza di aiutarmi, va bene. Sono contento di questo. Guardate lì, per poco non sono salito di livello. Ma ditemi voi se poi non è una balordata questa. Se non è una balordata, ragazzi. Allora, noi siamo arrivati da qui. Adesso andiamo dietro. E qui la mappa dobbiamo girarla tutta, raga. La dobbiamo girare tutta. Dobbiamo girare tutta la mappa per un semplice motivo. Perché se ci sono oggetti, armi, armature da prendere, insomma, bisogna vedere. Non è che possiamo andare subito dritto per dritto e va bene così, insomma. Non è assolutamente così. Via, combattiamo, che magari saliremo anche un po' di livello. Vorrei salire di livello, ragazzi. Poi vediamo, insomma. Poi la battaglia verrà gestita come si deve.
Come si deve. Fantastico, dov'è qui? Mamma mia, che battaglie. Vai, tutti che salgono di livello, ma abbiamo ripreso l'energia, forse? Assolutamente no. Va bene, cosa abbiamo da prendere qui? Nulla. Il nulla cosmico, ma comunque qualcosa. Comunque sempre qualcosa. Allora, vediamo un attimino. Sì, andiamo qui. Ci sarà qualche sorpresa qui, ragazzi? Strano. Una maschera sembra una reliquia degli... Una reliquia. Bah. Va bene. Va bene, ragazzi. Va molto bene. Allora, dove andiamo? Allora, ci sono due destinazioni dove possiamo andare. Ci sono due fantomatiche destinazioni. Qui possiamo riprendere un po' tutto, vediamo, Esaminiamo. Fermi tutti, però. Esaminiamo qui, via. Proviamo. Bello. Ah, possiamo già aprire qui, ragazzi. E allora no. Ho sbagliato. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. ヘルガイム切る。大丈夫だ。眠っている。彼らがヘルガイム切る。真のレナ世界の人々だ。時々こんな風に見つかることがある。下病と呼ばれるゆえんだな。それよりどうして逃げたんだ。一人の行動は危険なのに。私は。 Cosa gli raccontiamo a questo, ragazzi? Cosa gli racconto qui? No, ditemelo voi, perché io sinceramente... la situazione qui è tragica. È molto tragica, sì. Vabbè, ci possiamo comunque provare a sconfiggerlo, non è che... Non mi tiro di certo dietro, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Però la situazione non è delle migliori, se vogliamo dirla tutta, insomma, ecco. Non è sicuramente delle, migliori, però vabbè, dai. Sicuramente no. Allora, qualcuno può aiutare Alfen qui con energia? Qualcuno mi può aiutare, ragazzi? Che dite? Oggetti, vediamo un po'. Vabbè. Ma possibile che... Allora, gelatina alla mela. Ok. Ragazzi, uno dei nostri protagonisti purtroppo è passato a miglior vita. Vediamo se lo possiamo rianimare. Vediamo un po'. Ok. Deve essere rianimato, ragazzi.
Comunque il boss lo possiamo sconfiggere, forse. Io dico forse perché non sono mai sicuro che la battaglia può andare a buon fine. Ma nessuno ti aiuta. Ah, ok. No dai, sono convinto che possiamo, la battaglia possiamo vincerla, ragazzi. Dai, sono convinto di questo. Abbiamo il potenziale giusto per farlo, quindi ecco, ora possiamo picchiare un po', adesso possiamo un po' picchiare, quindi vai. Ho detto che possiamo picchiare, però datemi una mano qui. Non fate fare tutto a me, ragazzi. Non fate far tutto ad Alfen, vabbè. Mamma mia che casino. Comunque ce l'abbiamo fatta quasi. Siamo quasi tutto sotto controllo, dai. Quasi tutto sotto controllo. Eh sì. Eh sì. Quasi tutto sotto controllo, ragazzi, Maremma. Comunque il combat system, ragazzi, è è un qualcosa di veramente spettacolare. Troppo spettacolare, sì. Troppo, troppo spettacolare, certo. Ullala. Ragazzi, non è ancora finita, Non è ancora finita, purtroppo. Non è ancora finita la battaglia qui. No, è morto Alfen, ragazzi. Era morto. È tornato. È tornato. Bastava aspettare un po' e qualcuno mi rianimava, giustamente. Sono il migliore, ci mancherebbe che non... non mi aiutavano, insomma, ecco. Dai che è finita. Dai che la battaglia è conclusa con una vittoria, ragazzi. Questo è stato il primo boss importante di questa espansione, sì. Molto importante, sì. Veramente molto. Nazamiru. Nige nai de hoshii. Sakki no monshou. Are wa nigeta no wa sono sei nano. Yappari kimochi warui nda. Luna de mo nai. Dana de mo nai. Zutto futsuu janai tte iwarete. Sore de henna basho ni tsurete ikarete. Motto futsuu janai karada ni sarete. Mou iranai tte kaesarete. Minna watashi ga kirai. Tousama mo. Dare mo kare mo minna. Minna! Io sono minna to chigau kara! Watashi ga dare demo nai kara! Nazamiru! Sore. Nozomi mo shinai. Muriyari ataerareta chikara. Sono sei te taxan no mono usinata. Oremo unaginanda. Dakedo sore demo. Ukeire te creer nakama ga iru. Omae no koto datte. Ukeire te creer. Omae ga nozomu nara. Watashi. Watashi wa. Ma...
前は異物だ。そのままではいる価値はない。それが嫌なら役に立ってみせろ。一緒に帰ろう、ナザミル。言ったでしょ、私たちみんな変わり種揃いだって。Perfetto ragazzi, finalmente Nazamil si è unita al gruppo. Finalmente. Ma guarda lì che non sale di livello. Ma guarda lì, ditemi se è possibile. Guardate lì. Vediamo un po' se abbiamo qualcosa da prendere qui. Non ne sono certo ragazzi, però qualcosina bisogna osservare qui, eh. Contiene informazioni relative all'energia astrale e ai mausolei. Ok. Ma io volevo qualcosa, un'armatura, qualcosina, però purtroppo ci viene negato tutto questo e quindi io vado avanti e chiusa la storia. È chiusa la storia. Lì avevamo un punto esclamativo, non so se adesso possiamo tornare oppure... vediamo un attimino. Yoshi, kore de ii. Nani o shita no? 主機能を止めて誰も入れないようにしたの。不心得者がいたずらできないようにね。ヘルガイムキルたちはどうなったの？あのまま眠り続けるわ。止めたのは下病本体の機能だけだから。いつもこんなことをしているの？下病が見つかった時はな。全ての下病を統括する施設がどこかにあるはずなのだがね。それが見つかるまではこうして地道にやるしかないらしいんだ。封じるのは俺とシオンの役目だ。だけど下病の中も外も大抵ズーグルだらけだ。それに今の世情を思えばあまり大勢を巻き込んで下病の存在が知れ渡るのも時期尚早であろうしな。だから下病が見つかるたびに俺たちが集まって何とかしてるってわけだ。おかげでみんなで集まれるんだから私は嫌じゃないよ。そうなんだ。よし、それじゃあ一度ニズに戻ってバイフォンに報告しよう。アルフェンたちにしか封じられないんだ。それもあるが、けじめでもあるんだ。今の世界トロフィオスブロッカート私たちの責任でもあるものね。ma ragazzi non comparivano i trofei o appena o magari come era uscita l'espansione non ancora erano disponibili i trofei, non lo so ragazzi, perché nella lista non comparivano. Vabbè, meglio. Oppure no, forse comparivano. No, no, allora forse in Tales of Arise compare occhi all'interno. Bene, ok, no, ho capito. Allora faccio mea culpa, ragazzi. Mi sembrava strano un'espansione senza trofei. Eh beh, fiore astrale, fiore magico che incrementa di 10 punti PC massimi. Ok, fantastico. Andiamo qui allora adesso. È chiusa e quindi? E quindi? Vediamo un po'. Vabbè, questo qui è una missione secondaria che giustamente... Ok, profondi mausoli, il gruppo torna a trovare. E quindi dove si va ragazzi adesso qui?
Andiamo qui sopra allora. Ok, vediamo un attimino. Qui non l'ho capita, eh. Ah, ok. Abbiamo attivato e adesso possiamo usarlo. Allora, perché i trofei comparivano in Tales of Arise e poi sotto nella sezione, perché giustamente finché non sbloccavo, ok, ho capito ragazzi, allora i trofei ci sono, bene così. Dove andiamo? Vediamo un po' dov'è la destinazione, perché io qui adesso sinceramente non saprei dove andare. Eh sì. Dove andiamo? Ah, dobbiamo tornare a Nice, ok. E come ci si torna lì poi? Bene. Dobbiamo tornare qui, ragazzi. Quindi bisogna uscire da qui. Vabbè. C'è un po' di strada da fare, insomma. オーノ衣装はどうしたんだ?あれって装備としては、かなりの上物だろ?シオンのと一緒に毒に預けたままだ。あれは目立つからな。その姿も大差ないとは思うが、やはり英雄として見られるのは辛いかね。炎の剣と呼ばれるのは好きじゃない。そうなの。ダナもレナも みんなその名前に勝手な思い込みを乗せてくるからな。会ったこともない奴に決めつけられるのはいい気分じゃない?もっとも、そう言いながら呼び名の由来の炎の剣は持ち歩いているんだから。矛盾してるな。今ある問題に立ち向かうには必要な力だ。だからこそ王の力で再生した。違うかね? そうだな。必要なことだった。Adesso bisognerà trovare la strada e ci vorrà del tempo, eh. Ci vorrà del tempo, ragazzi. Vediamo un attimino. Vediamo se sto percorrendo la giusta direzione. Eh sì, è questo il problema. Ok. Fermi tutti, eh? No, dovete star fermi un attimino. Vediamo un po'. Ok. Abbiamo anche il viaggio veloce, quindi il problema non si pone. Ok, bene. Qui cosa abbiamo? Abbiamo il viaggio veloce. Allora, ragazzi, cosa vi devo dire? Che andiamo e basta. Si va e basta. Allora, qui abbiamo anche delle missioni. Vediamo un po'. Ah, sei tu. Cosa ci fai qui? Tu lavori per Bifon, Torvin, dico bene? Se hai intenzione di conversare con noi, dovrò chiederti la cortesia di evitare di rivolgerti a Rimwell con il tono che hai usato. Capisco, non avevo intenzione di offendere nessuno, sappiatelo. Sto bene, non è più un problema. Ora che ci penso, c'era una cosa che volevo chiederti. Ti ho visto diverse volte nella biblioteca di Vicint, ok. Cosa ci facevi lì? Ho provato a parlarti, ma sei sempre sparito prima che ne avessi l'occasione. Io stavo facendo delle ricerche, ecco. Bene, e ora che torni al lavoro, siamo in ricerca di materiali per le ali di Tenebra. Oh, mi dispiace averti interrotto. Non è necessario che ti scusi, è solo che abbiamo urgenza di trovare componenti per le armi. Non disponiamo di equipaggiamenti adatti per fare una da scorta ai trasporti merci, ok. Ho sentito che le ali di Tenebra hanno il compito di sovrintendere all'autonomia di... Ok, Magasar. Presumo che armarsi sia un passo cruciale nella prospettiva di mantenere la pace a Nice. Vabbè, forse... Già, gli altri sono tutti impegnatissimi. Dovrò inventarmi qualcosa anch'io. E alla svelta.
Capisco, ho un debito con le ali di tenebra, quindi se sei in difficoltà, conta su di me. Che vuoi dire? Preferiresti fare a meno del mio aiuto? Io non intendevo. Perché ti sei offerta di aiutare uno come me? Non capisco, sei in difficoltà, no? Ho pensato che una mano ti avrebbe fatto comodo. Non ho alcun... no. Un momento, ripensandoci saresti di grande aiuto. Proprio come pensavo, un paio di braccia in più sono sempre utili. Non ti dispiace se lo aiuto, vero? Accettiamo la richiesta. D'accordo, faremo tutto il possibile. Lo apprezzo molto, dammi solo un attimo per stilare una lista dei materiali necessari. Inoltre... oh, che c'è? Ho qualcosa sulla faccia? No, niente, del genere. Vi chiedo solo di avvisarmi una volta raccolti i materiali. Certo, senz'altro. Non è che forse abbiamo già materiali qui, ragazzi? Non credo. Annulliamo, vediamo un po'. Vediamo un attimino. Come procede la raccolta di materiali? Niente a segnalare, perché non rifletti su ciò che vorresti dirle? Cosa intendi? Scusa, ma devo fare l'inventario dei materiali che abbiamo raccolto. Ah, ok. Quindi... allora, qui abbiamo un discorso. ねえ、アルフェン。私たちこれまでいくつ下病を封じてきたかしら。どのくらいになるだろう。何しろ世界中だからな。思ったよりも長い旅になったわね。なあ、シオン。その 疲れてないか?いいえ。大丈夫だけど。もしかして私そんな風に見えるの?服装が乱れてた。それとも目の下にクマとか?違うんだ。シオンはいつだって綺麗。きちんとしてる。俺が言いたいのはシオンが我慢してないかってことだ。我慢?本当は 戦いから離れて静かに暮らしたいとか、もっといろんな服を着たいとか。アルフェン、あなた何か勘違いしているんじゃない?いいこと?私は我慢なんかしていないわ。下病の封印は私たちにしかできないことよ。だから望んでやってるの。それにまだ混乱している世界を放ったまま落ち着いてなんかいられないわ。この服だって私が好きで着ているの。 全部私が選んで私が決めたことばかりよ。あなたとの旅だって私が一緒にいたいから。だから今もこうして。あ、よくわかった。変なこと言って悪かった。だったらこの話は終わりね。さ、行きましょうアルフェン。 Ico, Sio. Fantastico. Allora, qui abbiamo un'altra missione secondaria da attivare. Quindi io vado subito, ragazzi. Vado nell'immediato, come sempre. Ehi, voi siete? Ci conosciamo? Sai, credo di riconoscerti. Non eri sulla nave di Mabar qui? Sì, grazie per esserti ricordata. Sono sbarcato da poco, in effetti. Il porto è inagibile per i lavori di ampliamento. Sembra che in futuro il volume degli scambi commerciali sia destinato a crescere ancora. Proprio adesso la nave doveva andare in malora. Si sta dando molto da fare per cercare finanziatori, quindi per ora siamo tutti a spasso. Giustamente. Sembra che stiate vivendo un momento difficile. Allora, che ci fai qui da queste parti? Mi sono recato dalle ali di Tenebra, di Nitz, per chiedergli di ripulire i colli, ok, dagli Zugol, ok. Affrontare Zugol sulla terraferma? Strana richiesta per dei marinai. Una volta riparata la nave, dovremo recarci a Nitz per vedere il pesce, per vendere il pesce e il nostro carico. E l'unica via per la città passa da quelle alture. Ovviamente preferiremmo affrontare un viaggio sicuro. Ah, siete anche mercanti lungimiranti, ok. Starà senz'altro facendo il suo meglio. Non possiamo certo essere da meno. Ma le ali di Tenebra sembrano impegnate a risolvere i problemi di Nitz. Dubito che riusciranno ad aiutarci. Potremmo occuparci di noi degli Zugol. Che ne dici? Lo fareste davvero? Ci pensiamo noi.
Se vuoi strapazzare Blanche di Zugol, siamo i migliori sulla piazza. Sembra perfetto, grazie per l'aiuto. Ci pensiamo noi. Avvia missione. Fantastico. Fantastico. No, non daremo priorità a questa missione, ragazzi. Assolutamente. Ah, ma sono qui. E allora andiamo subito a sterminarli, scusate. Se sono loro, diamogli subito una lezione come si deve. Diamogli subito una lezione come si deve qui, ragazzi. Dal mio punto di vista sarebbe giusto, no? Dal mio punto di vista sarebbe molto giusto. Molto corretto. E beh. Fantastico, fantastico. Fantastico. Che bello. Che bello. Che bello. Ce ne sono altri qui, attenzione. Ce ne sono altri. E forse anche altri ancora, va bene. Va benissimo. Va molto molto bene, ragazzi. Un super gameplay firmato Diablotex qui, eh. Come sempre, un super gameplay vi sto portando, ragazzi. Vamos. Andiamo, andiamo. Andiamo. Ce l'abbiamo fatta, forse. Livello 70 raggiunto, ma la missione è portata a termine. Vediamo un attimino. Non è detto. Non è detto. Sterminiamo anche questi, va, vediamo una... Però forse è finita la missione. Vediamo, diamo un'occhiata. Ok. No. Dov'è che bisogna? Nella zona ovest dei colli, ok. Zona ovest, ragazzi. Quindi dove dovrebbe essere? Ah, qui, ragazzi, avete visto? È che si vede con quel verdino chiaro che non si capisce, insomma, vabbè. Non si capisce perché... Fatelo un po' più... marcato, vabbè, comunque. Comunque. Gli Zugol sono questi, forse. Vabbè, comunque qui vanno sterminati, ragazzi, quindi... Sterminati vanno sterminati, quindi mettiamoci un attimino con calma ad affrontare la battaglia, poi vediamo, eh. Poi diamo un'occhiata. Poi daremo un'occhiata, senza problemi. Senza troppi problemi, appunto. Dite che la battaglia forse è finita. Raccoglieremo anche del pepe qui, non è un problema. E infatti adesso, vedete, possiamo andare a completare la missione. E infatti ora possiamo andare. Sto arrivando. Dammi tempo. Vengo di corsa e poi chiuderemo questo gameplay. Chiudiamo la missione e chiudiamo anche il gameplay. Ovviamente missione secondaria, ragazzi. Eccoci qui. Abbiamo sconfitto gli Zugol nei paraggi, come ci avevi chiesto. Sapevo di poter contare su di voi. Finalmente i commerci saranno più sicuri. Ma restano altri Zugol in queste regioni. Cerca di essere prudente durante i tuoi viaggi. Grazie del consiglio, siete stati di grande aiuto, non potrò mai ringraziarvi abbastanza.
Non sentirti in debito, ti abbiamo aiutato anche perché condividiamo la stessa passione. Davvero? Ah, ora capisco, anche voi amate le navi. Non sto parlando della nave. Ma dai, anch'io adoro le navi, è una passione che accumula, che accomuna l'intera umanità, no? D'accordo, come ti pare? So cosa si prova a tenere qualcosa, vabbè. Esatto, la nave è il nostro tesoro. Lo pensi anche tu, vero signorina? A dire il vero, a me non piace viaggiare in nave. Beh, ora che conosco la vostra vera natura, spero di rincontrarvi presto. Abbiate cura di voi. Missione completata. Fantastico. Prima di chiudere questo episodio, ragazzi, però, e vi dico però, devo dare un'occhiata agli oggetti. Poi vi dirò il perché. Vediamo un po', Un attimo, Ok. Amuleto, ok. Che incrementa. Ok, ragazzi. Allora, datemi tempo un attimino, Datemi tempo un attimino. Io quasi però voglio fare un attimino il viaggio rapido qui per ripristinare un po' tutto. Se mi date tempo. Ecco, qui abbiamo anche un mercante. Le rovine sono in base, vediamo un po'. Acquista, vendi oggetti, vediamo, Vedete, qui aumenta, ragazzi. Acquistare, sì, bene. Allora, fermi tutti. Equipaggiamento. Vai. Andiamo da Arfen un attimo qui. Abbiamo qualcosa da mettere, da inserire. Fantastico. Danni fisici, ok. Ok. Bene così, adesso mi fermo un attimino qui, ragazzi, all'accampamento. Riposeremo perché secondo me qui recupereremo tutto. Sono convinto di questo, perché sono convinto. Ma sì, riposiamo, dai. E possiamo anche cucinare addirittura. Vamos. Recuperiamo tutto, ragazzi, perché mi sembra anche molto bello, anche perché comunque devo recuperare. Vediamo un po'. Se come dico io, vedete, abbiamo recuperato tutto, va bene così. Adesso con il viaggio rapido, giustamente, torneremo qui e salveremo la partita. Poi nel prossimo episodio entreremo nella città di Nitz, torneremo lì per vedere un attimino il da farsi. Poi faremo anche le altre missioni secondarie. Allora, ragazzi, il vostro Diablotex conclude qui un altro episodio per quanto riguarda questa bellissima espansione di Tales of Arise in versione PlayStation 5. Vi ringrazio di cuore a tutti, vi do appuntamento al prossimo episodio. Sotto nei commenti ditemi se questa espansione vi sta piacendo oppure no. Vi chiedo ancora scusa, credevo che i trofei non c'erano e invece ci sono. Comunque va bene così, vi ringrazio di cuore a tutti e vi do appuntamento con il prossimo episodio che vi posso garantire non tarderà ad arrivare. Grazie di cuore a tutti e alla prossima, ragazzi. Ciao!